Lui. Adesso voglio toccare alcuni temi tra i più comuni nelle coppie. Dunque, alcuni maschi sono convinti di avere un diritto divino al tradimento della donna. Sai, potrebbe darsi anche che ci sia questo diritto divino. Perché in certe culture il maschio non sta con una donna sola, ce n'ha tante e tutti stanno tranquilli lo stesso, non peggio che qua. Non si sa, la coppia monogamica penso che sia stata, ma penso che sarà vissuta l'uno per mille nella storia dell'umanità. Non è che quella è. Per cui dobbiamo anche tener conto delle culture, insomma. Da un certo punto di vista della spiritualità è chiaro che la coppia monogamica, si dice così, ho sbagliato? Monogama. Oh, ma col sale, certi neuroni non funzionano più, eh? No, 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 perché il sale interferisce, non è proprio quello che ci vuole, non è un neurotrasmettitore buono. Insomma, la coppia. E qual è il problema della coppia fondamentale? Perché il tradimento non è ok? No, ok, lo dice la parola stessa, tradimento. Fare una cosa di nascosto a un'altra persona non è un bene, così come è bene rubare soldi e così via. Vuol dire che non c'è fiducia, no trust. D'altra parte c'è stato il periodo delle coppie aperte, che funzionano ancora peggio, perché credono di poter, ah sì, e poi succedono tutti i pasticci, perché gli esseri umani non sono così, hanno un attaccamento. Non credo che nessuno abbia l'ultima parola su cos'è la soluzione. Probabilmente la soluzione si verifica nel tempo, certamente la coppia in cui c'è fedeltà è veramente un straordinario processo di crescita, non c'è dubbio. Ma anche lì, se io crea una coppia in quel modo, quando sono ancora così, cioè sono un preadolescente, non funziona. Perché per poterla far funzionare io devo mettere al mio interno questo, cioè l'oppressione della moralità, del moralismo. E allora Recalcati verrebbe fuori dicendo: ma tu non fai conti col tuo desiderio. Allora, quando il desiderio va da un'altra parte, vabbè, starei anche qui, ma questa coppia cosa fa? È una coppia di fatta così più o meno. Ma questo l'ha già messa sottoterra. Questa è la maturazione matrimoniale, coi figli che vengono e vedono questa cosa e fanno così. Dopodiché, pere cioè, vabbè, qui mi è venuto male, ma insomma, qui una bella siringa. Ecco qua, ecco come la faccio, come la vedo io, il vostro rapporto di coppia, una bella siringata. E quindi capite che i genitori sono esempi. Quale? Espressiva, eh? Questa è espressiva, eh? Hai visto dove mette la testa? E si dice anche mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo, no? Poi questo qui che ha vissuto 30 anni così va da uno psicologo che gli dice, come hai fatto tu ieri, ma tu devi prendere una decisione, devi scegliere, no? E cosa vuoi che scelga? Che non, c'ha gli occhi pieni di sabbia, non vede niente. Lì ci vuole qui ci vuole una cura infinita. Chi vuole occuparsi di persone così deve sapere che deve avere una pazienza. Deve essere un vaso che è pieno, non fino qua, ma fino qua, che non ne può più, che vuole quindi dare, perché è una fatica bestiale, occuparsi di persone così. Ok. Quindi, vi ho dato alcune idee.